Abbiamo con noi un cantante di fama internazionale, direttamente dal Brasile, Luquinho! Buonasera! Buonasera! È un piacere averla qui con noi. Come va? Bien. Bien. E lei esattamente da quale paese del Brasile viene? No, da Capurso. Ah, di Capurso, ho capito, sì. Però comunque lei non ha resistito al fascino carioca ed è andato comunque in Brasile da Capurso. Sì, io sono emigrato. Ah. No, perché... Diciamo io sono, sai, classica persona che apre negozio, non paga nessuno e poi va in Brasile. Ho capito, quindi ogni tanto lei torna in Italia? Ah? Lei torna in Italia ogni tanto, cosa viene a fare in Italia? È a Carnevale. A Carne... Capisco. Cioè, lei dal Brasile viene in Italia al Carnevale, è sicuro? Sì. Perché il carnevale, il famoso carnevale di Capurso, giustamente, Brasile, non mi piace il carnevale di Brasile. No, senti, qui c'è qualcosa che non torna, perché il Brasile è il carnevale, lei che viene a fare dal Brasile... Tu sei il carnevale, ah. Carnevale... Ma, ma scusi, ma lei offende, cioè che la nostra trasmissione mi offende. No, per me, io so da secoli ormai che il Brasile è il carnevale, c'è il carnevale più bello del mondo, ma no, brasiliano, no, signor, è bellissimo. No, signor, no. Perché ho messo il carnevale di Capurso con il carnevale di Brasile, se no mica torna... Ma Capurso è un carnevale, si fa, che in Brasile si fa la pentolascia con i braccio del cavallo. No, e allora, so. Che ne sa che parla fa? Va bene, no, non parlo, va bene, comunque vabbè, io rimango della mia idea, per me il Brasile è il carnevale. Vabbè, poi comunque, faccia come vuole lei. Ognuno ha i suoi motivi per andare a Brasile. E quale altro motivo lei ha? Cioè, sicuramente ce ne sarà un altro di motivo. No, le puttane, sicuramente. Sono... Perché... Cambiamo argomento. Lei è venuto qui per cantare, che cosa ci canta stasera? Io volevo cantare una canzone che è sporchigna. Sì? Solo che racconta la mia storia che ho incontrato la prima volta che andato in Brasile. Ho trovato una prostituta bella, costava pur poco, però aveva un difetto fisico, gente sporgente. È intitolata questa canzone, io mi vergogno a dire il titolo perché... No vabbè, lo dica, tanto qui siamo fuori controllo, ormai è tardi. No vabbè, però è troppo sporco, veramente. No, lo dica, glielo dico io, lo può dire. Buchigno rigaggio. Ah. Perché... Non me lo aspettavo così. Eh no, perché, vabbè, comunque a quest'ora se mettete sopra telecapri, io le dico, quelle le fanno vedere proprio. Quindi, sì, ma noi qua siamo a Telenorba, cioè, voglio dire, si contenga. Canzone molto triste, quindi mi raccomando, attenzione al testo. Una ragazza di Panema che faceva pochino a basso costo, faceva pur scontrino fiscaloso. Ma io non mi accorgo che teneva i denti sporgenti, dice, non fa niente. Ma probabilmente era meglio che me ne scappavo. Non ti dico dolore, non ti dico bruciore, me lo sono rascato, mi disse dammi la partita e va, gli disse dammi un po' di pasta Brasile. Tanto spende, tanto mangi, e ti trovi in mezzo ai guai, per esempio a mia moglie che ci ha raccontato. Sì, infatti volevo chiedere, scusami, come va a finire questa storia? Come mi aggiusta il peccato. Appunto. Io già me l'immagino, mia moglie. E va, mentre sta, mo sparisci di qua, brutto di un depravao, io te mando a cagao. Esta è la punizione per un gran sporcaccione, assettato del sesso, questo è il mio contrapasso. E va, mentre sta, esci fuori di qua, va a cercarla in Brasile, la tua dolce metà, la tua splendida amata, la tua immacolata, che se sei fortunato, te la trovi schignata. E va, ben me sta, sono un qua, qua, era qua, sono un uomo fallito, sono un uomo finito, ma facciamo un raspao, e ma pa... Sai così. Cos'è un raspao? No, mi faccio capire cos'è il raspao, perché mi cioè... spiegatecelo voi. No, senta, io non sono di Capurso. Come posso dire raspao? Io... Cioè, una cosa che ci facciamo tutti, io anche faccio il raspao? No. No. Tu fa la raspigna. Ti
quanto tempo la sto? Mi faccio capire. Tu fai un'inquadratura alle men, scusa. Alle men, eh? Che dice? Adesso molti si saranno facendo una spalla. E mi ha passato altro dito, invece io ti ho tradito, sono rimasto rascato, quante cose ho imparato, quante cose ho capito. E sta qua è la canzone di un ragazzo desperato che per farsi una chiandange. Ha capito la chiandange? Sì, la chiandange, sì. S'ha trovato divorziato, quasi sa, quasi sai che faccio, ma mi faccio un bel raspao, mi concentro sulle donne che non ne la daranno mai. Ma mi immagino Naomi Camp che si mette per correre e quanto è bella alla cucina, sta quasi quasi mosce da una bella volta. E purtroppo è solo un sogno ed un tratto mi asciutavo, c'è mia nonna, mi vergogno che mi porta con la sal. Certamente se ne accorta che pisseo stanto stavo. Esci fuori cara nonna, vamo a fare sto.